Soci occulti, maxi sequestro di beni a carico dei nipoti del boss latitante Matteo Messina Denaro erano in affari secondo l'accusa con imprenditori palermitani. Ombre a San Siro, derubato un gruppo di tifosi trapanesi in trasferta a Milano per la partita di Team Cup, rubati bagagli, biglietto dello stadio e dell'aereo. Potenziata l'oncologia pubblica, l'ospedale di Trapani sarà dotato della PET-TAC, moderna apparecchiatura per la diagnostica e la verifica dei tumori. A Trapani l'Università dell'Arte ha presentato questa mattina il nuovo corso di laurea dell'Accademia Candischi. La terza fatica, il Trapani Calcio domani chiude la settimana terribile, dopo Lanciano e l'Inter, Granata affronteranno il Cittadella. Benvenuti a tutti a questa edizione di TG Sud, dopo i titoli ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. Il primo servizio di oggi riguarda l'operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza che hanno eseguito a Castelvetrano, Roma, Milano e nel Palermitano il sequestro di beni riconducibili a Cosa Nostra. Vediamo. Nel mirino i fratelli Francesco e Maria Guttadauro, figli di Filippo e Rosalia Messina Denaro. Quest'ultima è la sorella del superlatitante Matteo Messina Denaro, il fantasma di Castelvetrano ricercato dal 1993. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani è stato eseguito dagli agenti della divisione anticrimine e dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria. Dalle indagini sarebbe emerso che Filippo Guttadauro, assieme ai figli Francesco e Maria, avrebbe portato a compimento il trasferimento fraudolento di unità economiche con alcuni imprenditori di Palermo per l'attribuzione fittizia ai relativi punti vendita presso il centro commerciale Belicità, già di Giuseppe Gricoli, fedelissimo di Matteo Messina Denaro, che controllava anche il settore della distribuzione alimentare. Dalle indagini sarebbe poi emerso che i nipoti del superlatitante, inquadrati come dipendenti, in realtà erano soci occulti degli imprenditori palermitani che gestivano negozi di abbigliamento ed accessori presso il centro commerciale Belicità. Il valore dei beni sequestrati si aggira intorno ad 1 milione di euro. Contestualmente a Palermo è stato eseguito un sequestro di beni a carico dei Niceta, imprenditori nel settore dell'abbigliamento. 25 confezioni di prodotti pirotecnici sono stati sequestrati dagli agenti dell'ufficio di polizia amministrativa del commissariato di Marsala dopo un controllo effettuato presso due esercizi commerciali risultati essere senza autorizzazione. I titolari sono stati denunciati. Avrebbero svaligiato una villetta a Castellammare del Golfo. Due giovani tunisini sono stati denunciati dalla polizia per il reato di furto, ad incastrarne un'impronta rilevata su una finestra dell'abitazione saccheggiata. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Bloccato dai carabinieri nelle zone di campagna di Partanna, un 52enne catanese, Rocco Resina, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e due coltelli. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri quantitativi di droga. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ora parliamo invece del singolare episodio capitato ad un gruppo di tifosi trapanesi in trasferta a Milano per assistere alla Team Cup che sono stati derubati. I furti hanno rovinato in parte quella che doveva essere una notte di gala, la scala del calcio, colorata di granata. Tra le vittime l'ex dirigente del Trapani, Francesco Savalli, 71 anni, già arbitro. Il pulmino, che ha provveduto ad accompagnarlo allo stadio assieme ad altri 8 supporter, è stato saccheggiato. I ladri hanno fatto man bassa di effetti personali e dei biglietti per lo stadio e dell'aereo per il viaggio di ritorno. I tifosi, tuttavia, dopo aver denunciato l'episodio ai carabinieri, sono entrati lo stesso al Meazza e al termine dell'incontro di Coppa Italia hanno fatto rientro in aereo in città. Brutta sorpresa anche per un'altra comitiva di tifosi granata, 5 in tutto, la cui auto, presa a noleggio, è stata visitata dai ladri. Il furto, denunciato ai carabinieri, è stato scoperto al termine della gara, quando le vittime, tra cui Nicola Ficara, di 44 anni, sono andate a riprendere la macchina lasciata nei pressi di San Siro. Non hanno più trovato i bagagli e i biglietti dell'aereo. Anche loro però hanno potuto fare rientro a Trapani, dove avrebbe presentato denuncia al comando dei carabinieri del capoluogo lombardo. E invece adesso sentiamo l'autorevole voce di Italo Cucci in merito a commento di questa importante partita. Ascoltiamola in questo editoriale. Una squadra italiana, il Trapani, ha affrontato l'internazionale per eccellenza, un tempo detto la beneamata, oggi l'esagerata per l'uso che fa di uno strano, Andreoli, e la chiamano Coppa Italia. L'Inter ha sofferto fino all'ultimo respiro, rischiando di essere raggiunta. Ha vinto più per fortuna che per merito, se si pensa alla gaffe iniziale di Marcone.
Applausi a scena aperta per il Trapani, dunque, anche dagli interisti. Una cadetta esordiente è stata sul punto di espugnare San Siro. Si è accontentata di conquistarlo giocando con orgogliosa convinzione dei propri mezzi, senza arroganza, senza paura. Forse con un eccesso di leggerezza o pessimismo nel considerare perduta, comunque, la partita. Così ho salutato, contrariato, il turnover eccessivo. E per fortuna una chance l'hanno avuta in Granata, non so se per scelta o destino. La lunga assenza di Mancosu e gli altri titolari hanno convinto Mazzarri di una possibile passeggiata. Quando si è svegliato gol dell'inesauribile Caccetta, l'Inter aveva già deluso San Siro. Il Trapani aveva recuperato se stesso in pieno. Dalla curva sognante un'esplosione d'applausi. Il battesimo di San Siro valeva non solo una vittoria, per molti una medaglia al valore civile. A chi piace, come me, il sano calcio di provincia, Inter Trapani è stata una partita esemplare. Dallo 0-0 al 3-0 l'ovvia superiorità territoriale, poi la spocchia nerazzurra. Poi l'orgoglio granata, trasmesso alla città dai quei prodi, pur numerosi, che sono saliti a Milano non in cerca di miracoli, ma convinti di far bella figura. Trapani si è emozionata, non so se per un attimo o per una notte, e ha preso certezza della propria crescita sociale. Non esagero, intorno allo sport, prima sul mare, poi sui campi verdi, è nata una città nuova di zecca. Riprendiamo con la sanità. L'ASP di Trapani è stata designata quale azienda a capofila nella gara d'appalto promossa dall'assessorato regionale alla sanità per dotare 5 capoluoghi di provincia siciliani di una PET-TAC. Si tratta di un'apparecchiatura ad alta tecnologia usata in oncologia clinica sia in fase diagnostica sia in fase di verifica delle risposte ed eventuali terapie anticancro. Vediamo il servizio. La notizia viene data oggi dall'assessore alla sanità Lucia Borsellino tramite la presidente dell'associazione trapanese Mondodonna Angela Cangemi, che tempo fa nell'ambito dell'azione di contrasto al cancro da tempo intrapresa aveva guidato un'apposita delegazione presso l'assessorato per formulare un'adeguata richiesta di intervento nel settore. Oggi finalmente la positiva risposta a quella richiesta. Il finanziamento globale previsto per le 5 apparecchiature che andranno in dotazione agli ospedali di Trapani, Agrigento, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, comprensivo dei costi per la loro allocazione e le opere edilizie necessarie, è di 15.982.000 euro. Si tratta di una dotazione a valere sui fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2007-2013, prevista per l'incremento di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli sanitari di eccellenza, la cui scelta è avvenuta a seguito di una indagine epidemiologica e programmatica disposta sul territorio regionale al fine di rispondere alle esigenze di potenziare e consolidare le capacità di risposta pubblica nel settore oncologico. All'azienda ospedaliera guidata da Fabrizio De Nicola, rientrata nel novero, ora il compito di adeguare il personale tecnico tenendo conto comunque dei vincoli normativi e dei tetti di spesa imposti dalla normativa regionale. Nessuna nuova purtroppo per quanto attiene radioterapia, il cui iter normativo è stato completato, il finanziamento disposto, ma ancora lungi dall'essere erogato, in ragione delle limitate disponibilità finanziarie del Governo nazionale alle prese con problemi di cassa. Purtroppo in questo campo occorrerà attendere il nuovo anno, data presumibile per una definitiva soluzione, quella del mese di febbraio. E sembra invece sbloccarsi la criticità che sta interessando il riconoscimento delle invalidità civili in provincia di Trapani e che aveva visto il prolungamento dei tempi d'attesa a causa delle dimissioni di alcuni presidenti e di componenti delle commissioni. A sollevare la questione, chiedendo chiarimenti all'assessorato regionale alla sanità, era stato il deputato regionale di Articolo 4 Paolo Ruggirello, presentando un'interrogazione insieme all'onorevole Fazio. A seguito di tale lacuna, l'ASPA ha indetto un bando per 5 medici, riuscendo però a coprire un solo posto vacante e continuando la ricerca per gli altri 4 a cui si è dato seguito ingaggiando un altro professionista. Al momento quindi, con 2 ruoli coperti nei distretti sanitari di Trapani, Marsala, Mazara e Castelvetrano, le attività della commissione potranno ripartire. Nei distretti di Alcamo e Pantelleria invece i lavori delle commissioni sono proseguiti regolarmente. Passiamo ora alla politica. Questo pomeriggio a partire dalle 18 a Palazzo Cristal a Trapani si terrà un incontro a sostegno della candidatura di Matteo Renzi alle primarie di domenica alla segreteria nazionale del PD. All'incontro interverranno la senatrice Pamela Orrù, l'onorevole Davide Faraone, i deputati regionali Antonella Milazzo e Baldo Gucciardi, oltre che il segretario provinciale del PD Marco Campagna e quello di Trapani Francesco Brillante. L'incontro sarà moderato da Cristian Emmola, coordinatore del circolo Big Bang al centro. Con l'iniziativa di oggi si chiuderà la campagna elettorale per le primarie nel PD. I candidati alla carica di segretario nazionale sono Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati.
Domenica le operazioni di voto si apriranno alle 8 e andranno avanti fino alle 20. A Trapani si voterà nei due seggi allestiti all'Hotel Crystal di Piazza Umberto I. Il seggio numero 3, destinato agli elettori delle frazioni di Mocarta, Ummari e Fulgatore, sarà invece a Napoli, presso il bar Urban di Via Milano, dove potranno votare anche gli iscritti del PD di Erice. A Casasanta il seggio si troverà invece in via Alessandro Volta 11, a Valderice nei locali di via Vespri, a Paceco nell'aula consiliare. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi provvisti di documento di riconoscimento e tessera elettorale. Per votare è necessario versare un contributo di 2 euro, tranne se si è iscritti al PD. In questo caso non sarà richiesta alcuna somma. Per ulteriori informazioni e dettagli è disponibile l'apposito sito primariepd2013.it, dove è anche possibile visionare i seggi presenti nei diversi comuni della provincia. È stata presentata oggi nell'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti Candischi a Trapani l'Università dell'Arte. A Trapani si studierà arte. Il nuovo corso di laurea si terrà nei locali del Principe di Napoli, l'ex convento di Piazza Generale Scio, ristrutturato anni addietro e destinato a sede universitaria. Dopo aver ospitato il corso di archeologia navale, l'immobile ospiterà adesso l'Università dell'Arte dell'Accademia Candischi. L'iniziativa è stata promossa assieme al Consorzio Universitario della provincia di Trapani. L'Accademia Candischi ha avuto i riconoscimenti per le lauree e diplomi accademici di primo e secondo livello da parte del Ministero e pertanto sono questi diplomi accademici equiparati alle lauree di primo e secondo livello. I diplomi originari, che sono quelli di scenografia, pittura, scultura e decorazione, restano naturalmente come percorsi base di lauree di primo livello, di diplomi accademici di primo livello, e di fatto contengono i percorsi a cui lei fa riferimento, cioè indubbiamente la storia artistica di Trapani verrà inglobata nella logica di insegnamento di questi percorsi di studi, ma accanto a questi corsi si aprono nuove prospettive. E le prospettive sono quelle che riguardano il graphic design, il product design e il fashion design. Significa Trapani, come si è avuta capace, si è espressa nella storia, con i gioielli del corallo fanno parte del fashion, per esempio. Oggi, se possiamo tradurli in un'operazione di design di fashion, i gioielli, i manufatti artistici, le decorazioni, gli aspetti che riguardano la scultura, che indubbiamente sono legati alla nostra storia sui marmi. Questo indubbiamente rappresenta per Trapani un'opportunità di crescita e di sviluppo. E sono diverse le materie che saranno studiate, anche con l'occhio rivolto alle bellezze artistiche del territorio. L'Accademia di Belle Arti Candischi di Trapani si apre a tutte le possibilità culturali del territorio e quindi si avvieranno corsi di restauro al più presto. Già sono attivi da sempre alcuni corsi di restauro, ma adesso stiamo parlando di corsi di laurea di restauro, di fashion design. Da tanto tempo i ragazzi mi chiedevano anche questa possibilità, quindi non soltanto pittura, scultura, scenografia e decorazione, che da sempre, dal 1999-2000, l'Accademia, l'Università dell'Arte a Trapani ha proposto alla cittadinanza, ma tantissime altre possibilità anche di progettazione di impresa, quindi di graphic design. Si terrà domattina a partire dalle 11 il convegno promosso dall'Istituto di Studi Economici e Sociali a Nuova Civitas, presieduto da Livio Marocco. Presso la sala di Palazzo dei Filippi a Trapani si parlerà del riuso della Columbaia alla presenza degli architetti Claudio Messina e Roberto Manu Guerra. E l'Associazione Medico-Chirurgica Lili Betana di Marsala organizza un convegno scientifico dal tema In equilibrio sull'altalena, update del disturbo bipolare. 9 professionisti che a partire dalle 9 di domani presso la Biblioteca Comunale di Marsala affronteranno la patologia del disturbo bipolare secondo le diverse prospettive. Il seminario durerà tutto il giorno. Ultimi accorgimenti per prepararsi all'apertura ufficiale dei mercatini di Natale a Marsala, in programma domani pomeriggio alle 17.30 in piazza Matteotti. In collaborazione con la Proloco, le luci dei gazebi natalizi si accenderanno nella centralissima piazza Matteotti e in via Roma, che diventerà un vero e proprio salotto con isole pedonali. Ascoltiamo le dichiarazioni del sindaco della città, Giulia Dama. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo realizzato quest'anno, abbiamo bilancio, abbiamo risparmiato tanto, tant'è che Marsala rientra nel patto di stabilità senza aumentare le tasse. Questo credo che sia importante, non aumentiamo l'IRPEF, aumentiamo soltanto le seconde case, niente aumenti per gli esercizi commerciali,
per i capannoni rurali, quindi soltanto le seconde case. È giusto che chi ha una seconda e terza casa dia un piccolo contributo, ma per il resto nessun aumento. Abbiamo investito nella promozione della città e questo ha dato risultati molto buoni. Marsala ha avuto un aumento del turismo che ha superato in certi momenti il 40%, quindi è molto un incremento fortissimo. Continuiamo a lavorare su questo. È chiaro che se proponiamo una città che si propone come meta turistica per tutto l'anno, dobbiamo investire anche nell'inverno, quindi Natale, mercatini di Natale, e ogni mese ci saranno occasioni, intanto per vivere la città, perché al di là dei turisti noi vogliamo vivere la nostra città, quindi tutto quello che facciamo intanto è per i marsalesi, perché vivano bene nella loro città, ma soprattutto per gli amici delle città vicine e per i turisti che verranno. Ecco, è una città che viene anche supportata dal punto di vista progettuale. Di recente ben due le comunicazioni ufficiali di finanziamenti importanti che la città prende e per la riqualificazione urbanistica e per dare un supporto nei lavori socialmente utili, quindi una buona progettazione alla base, un buon lavoro. Assolutamente, abbiamo in questi anni abbiamo realizzato già l'anno scorso un progetto molto interessante, si chiama Città Mia, con dei ragazzi che ci hanno aiutato a ripulire le zone degradate della nostra città, l'hanno fatto con grande passione civile e con buoni risultati, quindi in questo campo stiamo continuando a lavorare. È chiaro che ci vogliono grandi investimenti per il futuro, ci vuole un progetto di sviluppo del territorio, però noi puntiamo, ci vuole un piano di sviluppo e quindi noi puntiamo soprattutto sull'agricoltura e sul turismo, vogliamo recuperare la pesca e l'artigianato, vogliamo veramente lavorare a sostenere le attività economiche del territorio. Per fare questo c'è una città pulita, che sia accogliente, che sia quella bella città che Marsala nel suo cuore è e che sta diventando anche nei fatti. Questo pomeriggio ad Alcam, a partire dalle 18, sarà presentato il Master Marketing Territoriale. L'iniziativa promossa dalla Banca d'Orizio e dall'Università degli Studi di Palermo si terrà all'ex Collegio dei Gesuiti in Piazza Ciullo. Le attività didattiche del Master sono integrate con il progetto Creative Lab Alcamo. Giunto alla sua settima edizione, domani al Teatro Impero di Marsala si terrà invece il Concorso Nazionale di Musica Leggera Italiana Premio Nave Punica 2013. Vediamo. Un concorso canoro che vanta già ben 7 anni di esperienza e che ha spianato la strada a giovani artisti come Ignazio Boschetto e Arianna Lupo. Domani sera a Marsala torna l'appuntamento con il concorso canoro Premio Nave Punica, che vedrà giovani cantanti esibirsi suddivisi in due categorie, junior e senior inediti, che saranno giudicati dalla commissione composta da professionisti e giornalisti. Con la direzione artistica di Gaspare San Martano, la manifestazione intende scoprire e valorizzare giovani artisti. Al primo classificato sarà offerto un anno alla School of Talents nel corso avanzato di canto e la produzione di un singolo da pubblicare su iTunes presso Soundgarden di Roma per l'etichetta discografica Sound Roots. E vediamo ora gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente. Alle 15.15, dopo la replica del TG, trasmetteremo la seduta del Consiglio Comunale di Marsala di ieri 5 dicembre. La replica sarà trasmessa stasera sul canale 649 alle 20.30. Alle 19.40 invece appuntamento con Sport Sud Weekend a cura di Fabio Tartamella, con Stefania Renda e Nino Maltese. Ci sarà il commento della partita Inter-Trapani e verrà presentato uno speciale dei momenti salienti. Alle 20.30 replica a mezzanotte. Notte 15 la rubrica di pallacanestro Gold Basket. Alle 21 alle 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore intervista l'onorevole Antonella Milazzo. Con questo è tutto, io vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Salve e benvenuti alla pagina sportiva di TG Sud da Nino Maltese. Torniamo a parlare della sfida di mercoledì fra Inter e Trapani, una sfida che ha emozionato tutti, anche noi a San Siro abbiamo assistito a questa partita e ai 3.000 tifosi del Trapani che hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo minuto. Chi si è emozionato? Certamente Nino Dai, che è sceso in campo dal primo minuto con la fascia di capitano. Noi abbiamo raccolto le sue parole a fine partita nella Mix Zone e ce l'andiamo a ascoltare. Vediamo. Capitano a San Siro, 7 anni fa l'avresti mai detto? No, 7 anni fa no.
però dai, alla fine ci godiamo questo presente, che è un presente importante. È un presente che ci sta togliendo la città di Trapani e tutti i tifosi trapanesi grosse soddisfazioni, sia nell'ambito sportivo e di tutto. Quindi grosso merito va anche a loro, che ci seguono sempre. Una prestazione di cuore, di carattere, insomma, avete fatto vedere tutto il meglio che potevate. Non è stato facile venire qui a San Siro contro l'Inter, finire in primo tempo sotto di 3 gol e quasi recuperare la partita. Quindi abbiamo fatto un'ottima gara su tutti i punti di vista, quindi potevamo pure pareggiarla alla fine, qualche occasione potevamo sfruttarla meglio, però va bene così, abbiamo fatto la nostra bella figura, come ho detto durante la vigilia, se tu ti ricordi bene, quindi diciamo abbiamo rispettato le nostre cose, quindi va bene così. E i tifosi ti hanno acclamato dal primo all'ultimo minuto? Infatti sentivo ogni minuto chiamare il mio nome, incitarmi. Questo mi fa veramente piacere, vuol dire che qualcosa di buono in questi anni si è fatto. Dai. E questa sera torneremo ad emozionarci con Sport Sud Weekend, che andrà in onda alle 19.40 sul canale 118. La trasmissione di Fabio Tartamella manderemo in onda tutti i momenti più emozionanti della trasferta lombarda che abbiamo raccolto appunto a Milano. Ci sarà anche uno speciale che sarà mandato in onda, uno speciale montato da Nicola Vassallo, che era con me e con Stefania Renda a Milano. Adesso ultimo contributo riguardante Milano, cioè l'intervista a Cristian Terlizzi a fine partita, vediamo. Nel primo tempo abbiamo parlato di stare un po' compatti e uniti, non potevamo pensare di andare a prendere altri in una squadra come l'Inter, avremmo fatto fatica, infatti poi siamo andati sotto di 3 gol, anche se poi 2 gol sono stati due calci da fermo, perché uno è stato rigore e una punizione, purtroppo è andata male. Nel secondo tempo non avevamo niente da perdere, più di perdere 3-0 non poteva succedere niente, era giusto provarci, abbiamo provato fino alla fine, almeno abbiamo dimostrato che abbiamo onorato questa manifestazione, questa coppa, questa partita, e poi abbiamo onorato noi stessi, perché perdere 3-0 non era giusto. E naturalmente i Granata sono proiettati alla sfida di domani pomeriggio contro il Cittadella, che chiude una settimana difficile con 3 partite in 7 giorni, Lanciano, Inter e appunto domani Cittadella. Gli uomini di Boscaglia hanno raggiunto Padova già ieri, hanno iniziato subito gli allenamenti che conducono appunto alla partita di domani, che sarà arbitrata da Gianluca Manganiello di Pinerolo, che ha già diretto la gara che i ragazzi del presidente Vittorio Morace hanno giocato a Bari. Gli assistenti saranno Davide Bagnoli di Forlì e Marco Zappatore di Taranto. Per quanto riguarda i convocati, non ci saranno certamente i lungodegenti D'Aiello, Bue e Spinelli, poi gli squalificati Djuric e Martinelli, in dubbio anche Priola, che contro l'Inter si è fatto male, quindi probabilmente non ci sarà. Andiamo al basket. Ieri pomeriggio si è tenuta la classica conferenza stampa prepartita. La Pallacanestro Trapani infatti affronta domani alle 20.30 Verona in trasferta. Sono intervenuti il coach Lino Lardo e il pivot Luca Janes. Noi ci andiamo ad ascoltare l'intervista fatta proprio a Janes. Vediamo. È una settimana strana, perché non eravamo abituati a perdere in casa. E quindi insomma eravamo tutti un po' scombussolati, era una partita difficile, lo sapevamo, perché comunque la classifica mentiva sulle qualità di Fiorentino, ci eravamo preparati bene, ma si vede che non abbiamo giocato abbastanza bene per portarla a casa. Dobbiamo riscattarci per la prestazione che abbiamo fornito, quindi non dico che una sconfitta non possa aiutare, perché non aiuta mai, però insomma, se ci deve essere questo tipo di scossa per andare a vincere a Verona, cerchiamo di vedere bicchiere mezzo pieno in quello che è successo domenica. Quindi insomma, se possiamo vedere una cosa positiva nella sconfitta, che secondo me dobbiamo andare là arrabbiati per cercare di portare questi 2 punti a casa contro una squadra che comunque secondo me è una delle più forti del campionato. Hanno vinto di 20 a Napoli, e quindi penso che in pochi andranno a vincere di 20 a Napoli, dando un segnale forte anche al campionato. Sono forti tutti i ruoli, perché hanno italiani molto esperti, vedi Carraretto, che ha vinto 7 volte il titolo italiano, che abbiamo giocato assieme a Iolino, a Boscagini, che è capitano, che ha avuto tanta esperienza, a ottimi americani, quindi insomma penso che a roster sono una delle migliori squadre. Hanno un ottimo allenatore, che è un ottimo allenatore anche in A1, quindi figurarsi in A2, quindi insomma sulla carta andiamo a affrontare secondo me una delle squadre che è titolata al salto della categoria.
e la squadra è partita questa mattina in direzione Bologna per poi raggiungere naturalmente Verona, la prossima avversaria. I tre arbitri della sfida saranno Enrico Bartoli di Trieste, Marco Sivieri di Vigarano Mainarda e Marco Scudieri di Maserata sul Piave. Prima di cambiare argomento, ieri mattina c'è stato un incontro fra alcuni studenti delle scuole e la Pallacanestro Trapani al Palairio. Noi ci siamo andati e abbiamo poi intervistato anche Maripol Miglio, responsabile del mini basket. Vediamo. Sì, è stata una bella festa finale. Ieri mattina al Palailio abbiamo coinvolto 6 plessi scolastici, circa 500 bambini sono venuti al palazzetto, hanno giocato insieme ai giocatori della prima squadra che sono stati disponibilissimi e hanno fatto da capitani a queste squadrette in cui i bambini si sono alternati per giocare diciamo in maniera diversa. Una sorta di amicizia fra la Pallacanestro Trapani e le scuole che continua, quindi segno che la Pallacanestro Trapani vuole stare vicina anche ai più piccoli. Sì, sicuramente la Pallacanestro Trapani sta cercando di farsi conoscere e di risvegliare in città quella tradizione cestistica che c'è sempre stata e lo sta facendo attraverso le scuole. In questa prima fase abbiamo monitorato e raggiunto tutti i bambini delle quinte elementari. Ieri infatti erano presenti tutte le quinte elementari di Trapani ed Erice, abbastanza, e da gennaio in poi invece ci indirizzeremo anche verso sia le fasce più grandi che le fasce più basse. È un'iniziativa questa del presidente Basciano, come si snoda, quali sono i prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono sempre quelli, sono sempre gli stessi, far tornare al palazzetto più gioventù possibile, fargli sapere che esiste una realtà bella come quella della Pallacanestro Trapani, della Lega Gold, e nello stesso tempo riavvicinare allo sport magari quanti non in questo periodo diciamo di passaggio non ci sono stati, perché Trapani è sicuramente una città di grande tradizione in cui magari le persone della mia età si ricordano ancora la Serie A. Quelli più giovani hanno bisogno di essere indirizzati e noi stiamo cercando di fare quello attraverso questi incontri nelle scuole, attraverso gli incontri nelle scuole elementari per i bambini più piccoli, nelle scuole medie e nelle scuole superiori. Infatti anche tra 15 giorni incontreremo il liceo classico e il liceo artistico proprio per riavvicinare tutta la gioventù trapanese a uno sport che comunque è bello da vedere. E passiamo alla pallavolo. La Sigel Marsala ha sconfitto nella scorsa partita Avis Potenza agganciando il primo posto nel campionato di Serie B1 femminile. Impegno adesso domenica contro Latina. Noi abbiamo ascoltato il presidente Massimo Allore, le giocatrici Camilla Masedo e Gabriella Agora. Vediamo. Ma artefice siamo tutti noi che abbiamo lavorato attorno a questo progetto. Io penso che al di là dei risultati che stanno venendo, le ragazze si divertono e fanno divertire. Questo era quello che noi volevamo fare quest'anno. È un bell'ambiente, c'è una buona allegria e questo naturalmente lo portano anche le vittorie che abbiamo conseguito. Mi chiedevano qual è l'obiettivo di quest'anno. Allora, quest'anno noi abbiamo detto l'obiettivo è quello di fare un bel campionato, ma soprattutto di riportare la gente al Palabellina e farla divertire. Penso che ci stiamo riuscendo, anche perché le ragazze, come in una partita di oggi ad esempio, era una partita difficile, perché trovare le motivazioni quando viene una squadra che ha 0 punti non è facile, sono le partite più difficili perché bisogna tenere alta la concentrazione. Le ragazze si sono riuscite, brave in campo, bravi tecnici che hanno preparato la partita. Noi abbiamo rispetto di tutte le squadre e questo è il viatico giusto per continuare ad andare avanti. Andiamo a Latina, una buona squadra, comunque di un elemento singolo che sono forti come squadra. Speriamo di scendere con i nostri 3 punticini. Sicuramente sarà una partita totalmente diversa. Cisterna, con tutto il rispetto per Potenza, non è Potenza. Noi cercheremo di lavorare bene in settimana e di fare il nostro. Kia, qualità garantita 7 anni, presenta Se fossimo infallibili. Se non facessimo passi falsi, non ci sarebbe differenza tra noi e le macchine. Ma poi, dove sarebbe il bello di guidarle? Stay human. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. Con questo è tutto, vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 19.40 con Sport Sud Weekend, la trasmissione di Fabio Tartamella. Per quanto riguarda le notizie sportive, invece, l'appuntamento è con le prossime edizioni di TG Sud. Grazie per l'attenzione, arrivederci.